Ciao ragazzi, come state oggi? Ciao! Scusate, volevo fare davvero tante cose durante queste festività natalizie, ma il mio Natale è andato peggio di quanto potessi aspettarmi. È un periodaccio, quindi vi chiedo davvero scusa, è stato orripiante. Spero di poter fare un video dove avrò la forza di raccontarvi quello che sta succedendo, ma non ne sono sicura. Ma tornando a noi, oh mio Dio, Chat Noir è morto, scusate, devo salvarlo. Arrivo io! Miraculous! Grazie Ariel, sei la mia eroina! Non ti preoccupare. Scusate, devo salvare il giorno. Dicevo, sì, grazie per avermi appoggiato per terra. Scusa, forbice. Niente. Abbiamo qui con noi le nuovissime e perfette per la Befana, almeno secondo me. Come dice la pubblicità, le Glimmies Acquaria! E sì, quindi siamo alla terza serie delle Glimmies e queste sono a tema marino, perché dovevano esserci anche delle stelle nel mare che aiutavano i pesci, che poi tutto così inquinato e schifoso, giusto? Appena le ho viste nei negozi volevo prendere quella a forma di medusa, la volevo comprare subito perché sapete che le meduse mi piacciono tantissimo, ma invece Giochi Preziosi me l'ha mandata e viva la provvidenza! Sì, esatto, e siamo molto contenti perché... una è una medusa e l'altra è un polipo e sono le due che volevamo. Forbice voleva il polipo, quindi siamo a posto. Sì, e poi vorrei anche la balena. E vi ricordo che le prime Glimmies erano queste. Questa è la mia preferita, Dormilla. Questa invece è Castorinda, la mia preferita della seconda serie. Mentre queste ovviamente non si illuminano al buio, ma si illuminano se vengono messe in acqua. Esatto, una cosa molto estiva, devo ammettere. Il periodo non è che sia il più caldo dell'anno, però sono davvero carine, soprattutto se avete una vasca da bagno, cosa che io non ho. Non significa che non mi lavo, ragazzi, ho la doccia, però non ho una vasca da bagno. In ogni modo, come potete vedere, il packaging è molto simile a quello delle Glimmies uscite in precedenza. Questo è il pack singolo, qui c'è sempre la luna, è diciamo la mamma delle Glimmies, e qui in basso sembra di essere sulla barriera corallina, vedete ci sono un sacco di coralli e c'è una stella marina che ci dice che sono consigliate da ai 3 anni in su, e su questa conchiglia c'è il loro nome, lei è Lagunia e come potete vedere è un pesce pagliaccio, e qua c'è scritto che si attivano in acqua, water activated, in questa bolla molto carina. Questo è il retro della scatola, anche questo è identico a tutti quelli che abbiamo già visto principalmente, l'unica differenza è che è a tema marino e ci fa vedere tutte le Glimmies acquaria disponibili, e sono diversi animali marini, poi comunque le vedremo meglio nel booklet all'interno, e come al solito c'è scritto collect them all, collezionale tutte, e qua c'è la bambina che le fissa e lei che si illumina fuori dall'acqua come per magia, non si sa perché, a meno che questa bambina non sia stata messa a 20 metri di profondità per fare questa foto, ma dubito fortemente. Anche il pack da due direi che è identico a quelli vecchi, c'è soltanto il tema marino eccetera, e la nostra amica medusa si chiama Medusilla, mentre la mia preferita si chiama Octopia e quindi ha un octopus e quindi... sì, bellissima. E anche lo sfondo è identico, si vede tutto leggermente più in grande. Quindi direi di toglierle dalla scatola. Come al solito sono sigillate davvero bene, quindi avete bisogno di una forbice. E state attenti a non tagliarvi con la plastica. Ve l'ho già detto con tutte le altre Glimmies, ma voglio essere sicura che non vi facciate... ma perché mi deve sempre cadere tutto? Vabbè, del male. Quindi ci vediamo dopo il cut. Ed ecco qui le nostre 3 amiche fuori dalla scatola. In ogni modo, prima di vederle più da vicino, guardiamo il booklet. Esatto. Come per tutte le Glimmies uscite fino adesso, ci sono 8 Glimmies base, che sono queste. Ecco la balena. Sì, è lei. È molto carina, davvero. Abbiamo concordato, io e Forbice, che Abissi è un'altra delle nostre preferite. Sì, è bellissima. E Alga piace molto a Forbice. Sì, e mi piace perché ha queste cosine in testa, ma alga perché è un'alga vivente? Non lo so. Poi, sempre come nel caso di tutte le altre Glimmies, ci sono 9 varianti che arrivano con la loro casetta. Io trovo le idee di queste casette Glimmies geniali perché sono dei mini acquari e ce ne sono 2 a forma di anemoni per le Glimmies che ovviamente vivono sulla barriera corallina, 2 a forma di onda, bellissime, per le Glimmies che vivono in mare aperto, come Jelly Anna, la variante di Medusilla, e poi 2 conchiglie. Arriverà questo playset che sembra essere un'onda anomala con questa Glimmies esclusiva
esclusiva che sembra bellissima, sapete che io amo il colore bianco, che si chiama Perlaika. L'idea delle Glimmies marine è veramente geniale e partiamo con la preferita di Forbice, la faccio vedere un pochino più da vicino, Octopia. Il suo viso mi piace moltissimo, sembra un pochino stupito, ovviamente possono sempre muovere le loro braccine, ha all'interno degli occhietti due stelline, sono sempre molto anime i loro visi e soprattutto adoro i suoi capelli, sono stampati molto bene e ricordano sempre un polipo. Questo è il retro dei loro capelli e vi chiederete perché ci sono tutti questi buchi, beh, per far entrare l'acqua all'interno della Glimmies e farla andare ovviamente sul fondo, perché sennò galleggerà sulla superficie come una carcassa di animale morto. Invece entrandoci l'acqua andrà sul fondo e qui sotto vedete ci sono altre fessure per attivare la luce. Comunque è molto carina, guardatela di lato, la trovo scolpita molto bene, non vedo l'ora di vederla accesa. Ecco, queste Glimmies acquatiche non hanno i simboli, cosa che invece avevano tutte le vecchie Glimmies. Poi passiamo alla mia preferita, Medusilla. Ditemi se non è bellissima, le meduse sono bellissime secondo me. Ha questo caschetto bellissimo, ma la sua faccia è sorridente e troppo tenera, è veramente bellissima. E lei ha soltanto una stellina all'interno degli occhi. Trovo geniale la parte bassa del suo corpo, sembra un enorme vestito. Qui ha delle perle, amo anche queste particine di plastica che la fanno sembrare proprio una vera medusa e mi piace moltissimo che le abbia anche qui che scendono dai capelli. Le meduse sono bellissime da guardare ma non da toccare, esattamente ragazzi. Qui abbiamo la nostra pesce palla e fra le tre è quella che mi piace un pochino meno. La sua faccia è carina, ha solo una stellina e sembra quasi una stellina cadente. Mi piacciono molto i suoi capelli, soprattutto come sono stati scolpiti, sono sempre scolpite bene le Glimmies e ci tengo a ricordarvi che sono fatte in Italia e c'è davvero tanto impegno dietro. Mi piace che non è una sirena ma che parta da qui la sua coda, quindi è praticamente tutto il suo corpo. Eccole qui vicino alle Glimmies delle altre due serie e come potete vedere sono sempre in scala e stanno bene tutte assieme. Alright, 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 eccomi qui, mi sono presa questo bel bicchierone d'acqua, penso che in realtà sia un misurino, non lo so, l'ho trovato in cucina e l'ho preso. Comunque sono davvero curiosa di vedere le nostre nuove amiche Glimmies in azione e non so con quale partire. Partiamo con Octopia, no? È la mia preferita. Hai ragione, partiamo con Octopia. C'è scritto sulle istruzioni di guardare se il vano batterie è chiuso bene e mi sembra di sì, perché se entra l'acqua qui ovviamente ragazzi siamo fregati. Controllate sempre per sicurezza che sia avvitato bene. E ok, siamo pronte? Sì, 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 buttala. Ok, vai. Eccola che va sul fondo. Wow, ecco la nostra Glimmy nel suo ambiente naturale. Mi piace il fatto che brilli di rosa, è molto carina. Vediamo se la giro. Oh sì, brilla bene anche sul retro. Guardate che tenera, molto molto carina. Oh oh, ragazzi, non ho portato un pezzo di Scottex con me o qualcosa dove appoggiarle, perché sono idiota. Ok, tiriamola fuori. Oh wow, si è spenta subito istantaneamente appena l'ho tolta dall'acqua. Ok, scusate, vado a prendermi qualcosa con cui asciugarmi le mani. Sono il solito danno, Forbice, stai lì. Dove vuoi che vada? Eccomi qui di ritorno dopo averci giocato. Fate uscire l'acqua in eccesso perché potrebbe essercene ancora un pochino al suo interno. Detta così sembra un po' inquietante. E ora proviamo con Medusilla. 3, 2, 1, vai! Si deve riempire la testa per farla andare sul fondo. Oh, eccola qui. Wow. Tra Octopia e Medusilla preferisco molto di più come si illumina Medusilla, perché lei si illumina proprio nel centro essendo una medusa ed è davvero adorabile. Si riflette anche un pochino sui suoi, chiamiamo, tentacolini che ha in testa ed è adorabile, guardate che bella. Mi piace tantissimo come si illumina, è adorabile e anche il suo colore è bellissimo. Super carino, ok. Oh. Lei si riempie un pochino più d'acqua perché ovviamente qui è molto più grossa. E ora vediamo la nostra pesce pagliaccia. Vai! Lei brilla ma non tantissimo sul davanti perché ha questa parte che non è trasparente, questa parte bianca. Si illumina diciamo un pochino di più verso il fondo, ma le parti bianche non la fanno illuminare tantissimo perché non sono trasparenti semplicemente. Quindi diciamo che glimma, come dicono in televisione, un pochino meno rispetto alle altre due. Però è molto carina anche lei in acqua e mi piace come è stata scolpita. Fatemi sapere, le avete già acquistate e qual è la vostra preferita nei commenti, ovviamente. Ok, tiriamo fuori la nostra amica.
E ora vediamo più da vicino il nostro Glimquarius. Giochi preziosi mi ha mandato questo con una variante davvero molto bella. E come potete vedere, il mio Glimquarius è a forma d'acqua e il viola è il mio colore preferito, quindi mi devono aver assolutamente pensato. Qui sul retro, a differenza delle altre scatole, possiamo vedere tutti i Glimquarius disponibili, che vi ho fatto vedere anche prima. Il nostro è questo. Ok, tiriamolo fuori dalla scatola ed ecco qui la nostra variante viola. La trovo davvero davvero carina e ben stampata. Adoro i suoi capelli, il suo viso è adorabile, ma soprattutto adoro la sua coda. Qui addirittura delle piccole pinnette e lo trovo davvero un nice touch. Sono super carine e trasparenti, penso sia la cosa più fragile di questa Glimmies. Qui ha un'enorme conchiglia e adoro come è stata stampata la sua coda, vedete? Mi piace, penso, più la variante rispetto all'originale, ma guardate quanto è carino il suo acquario, che è quello per l'appunto a tema onda. Lo trovo veramente geniale. In primo luogo lo trovo stampato veramente bene, guardate, il suo ovviamente è viola. Si può collegare agli altri tramite queste stelline, come tutte le vecchie Glimhouse, e anche la parte sotto con la spuma dell'onda è davvero molto tenera. Come potete vedere c'è uno sfondo che, come nelle Glimhouse, è removibile e possiamo scambiarlo tra una e l'altra. Questo è il nostro, ovviamente a tema marino, è come quello di un acquario vero. Questa è l'altra parte, ci sono un po' di alghe, un pochino d'acqua, un po' di bolle, insomma mi sembra giusto, e possiamo reincastrarlo facilmente qui sul retro. E sul fondo c'è il marchio delle Glimmies. Ok, ho riempito il nostro Glimquarius e vediamo come sta la nostra amica, di cui ho già rimosso il nome. È super carina, anche in questo caso si vede un pochino più sul retro la sua luce. Aspettate che voglio vederla nel bicchiere. Come per quasi tutte le Glimmies che abbiamo avuto viola, anche lei si illumina di blu e mi sembra che si illumini un pochino più sul retro. Però è molto carina, amo il suo sculpt, anche se per ora la Glimmies che ho provato che si illumina meglio, ovviamente, Medusilla. Era Medusilla o Medusita? Come al solito siamo super professionali. E ragazzi, che cosa penso di questa terza serie delle Glimmies? Io trovo che siano geniali, primo perché hanno a che fare con il mare, sono super contenta che siano uscite delle Glimmies a tema. In secondo luogo penso che saranno le vostre migliori amiche durante il vostro bagno. Sapete che bello vedere tutta la vasca brillare. Se siete fan delle Glimmies e volete farle accendere anche quando non siete nella vasca da bagno vicino a una fonte d'acqua, potete tenere il vostro Glimquarius vicino a voi e tenere la vostra Glimmies vicino a voi sulla scrivania. Insomma, se le Glimmies vi sono piaciute, queste sicuramente le amerete. Io infatti le adoro. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto, se le chiederete per la Befana. Insomma, una Glimmies è sempre una Glimmies, io le ho sempre trovate adorabili, ho sempre trovato l'idea geniale. Come al solito, noi ci vediamo il più in fretta possibile con un nuovo video. Vi voglio bene ragazzi, ciao, e vi ricordo che sono su Instagram, Facebook e Twitter, link nella descrizione, dove forbice. Oh, rimango sempre sola alla fine dei video, spiegatemi perché, per favore.